Buonasera a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, non ve ne pentirete. E adesso vi faccio un video, un piccolo tutorial dove spiegherò l'amore, che cos'è l'amore. Allora, l'amore è una cosa bella, fantastica, dove si può andare d'accordo con il proprio partner, dove si può fare tante belle cose con il proprio partner, uscire, andare a mangiare fuori, fare delle passeggiate e quant'altro. C'è il fuoco e l'amore nella coppia. Il fuoco, che cos'è il fuoco? Il fuoco è quando uno litiga, ci sono dei battibecchi, qualcosa che non si va d'accordo. E l'amore è quando uno se va d'accordo, fa tante cose insieme, e fa tante cose insieme, e si diverte, si esce, si va a fare le passeggiate insieme, si vanno a fare anche le vacanze insieme. E che dire ragazzi, l'amore è una cosa bella, c'è chi la sa mantenere e c'è chi non la sa mantenere, e quindi ragazzi è così. E quindi in poche parole la cosa bella è questa, cioè che in una coppia bisogna fare tante cose, bisogna essere molto uniti, inseparabili. L'amore, se sei tanto innamorato di una persona e magari perdi, magari tra virgolette perdi quella persona, non sai se trovi un'altra persona che sia la stessa di quella di prima, o peggiore o migliore, o che non vale niente. Quindi quando lasciate una persona, voi ci dovete pensare mille volte prima di lasciarsi, di lasciare una persona, perché non si sa mai cosa troverete, cosa vi aspettate da un'altra persona nuova. Può amarvi veramente, può usarvi, può illudervi, e può farvi del male. Non sapete mai, mai come va a finire con la prossima persona. Per questo si dice, quando conosci una persona, non andare a corpo fitto, a capo fitto, subito a fare le cose veloci, o convivere insieme subito, o sposarvi subito, perché non si sa mai come va a finire, soprattutto con i matrimoni. E che la convivenza, magari convivi, non vai più d'accordo, ognuno a casa propria, ciao tu e ciao io, e niente è successo, se non ci sono i figli di mezzo. Nonostante tutto, se non ci sono i figli di mezzo, perché se ci sono i figli di mezzo, alla fine c'è anche un altro problema, piccolo problema, perché c'è da mantenere i bambini, ci sono vari problemi. Però se sei da solo e ti lasci con la persona, ognuno a casa propria, è come se non è successo niente. Per questo si dice, devi andare con i piedi di piombo per conoscere una persona, devi andare molto piano e con molta cautela. Quando conosci una persona la devi frequentare per vedere che tipo è, che persona è, che cosa fa, cosa non fa, se lavora, non lavora, che ti... c'è tante cose, giusto? Quindi, ragazzi, soprattutto ragazzi, che voi quando vedete una donna non capite niente.
è un attimo rovinarvi la vita, così, un attimo. Andate con i piedi di piombo, seguite l'istinto, dici ok, io questa persona la conosco, la devo conoscere bene, devo capire che tipo di persona è. È così che si fa, devi capire che tipo di persona è. Quindi devi andare con molta cautela, frequentandola. E almeno così scopri per dire se va bene per te o non va bene per te. E quindi con questo video è tutto. Spero che il video vi piaccia. Mettete like se vi è piaciuto il video. Commentatelo con i vostri amici. Condividetevelo con i vostri amici sempre. E che dire ragazzi, fate molta attenzione con le donne. O donne, fate molta attenzione con gli uomini, viceversa. Perché l'uomo magari, se viene rifiutato, può magari molestare, può magari ti perseguita, ti può far del male. E quindi questo vale sia per la donna e sia per l'uomo. Con questo è tutto. Ho aggiunto un piccolo pezzo in più per le donne. Spero che il video vi piaccia. Commentate il video e tante belle cose. Ciao ragazzi, a presto. Oh yeah.